Traguardo finalmente raggiunto per il Grosseto, ci sono voluti due gol di Cordova, due prodezze. A due gol è una partita difficile, così non se l'ha giocata, giustamente, per cui la vittoria dà più importante, più soddisfazione. Noi non bene bene perché erano bloccati, perché è normale, quando loro giocavano in scioltezza, noi giocavamo, ci giocavamo tanto, il Sassuolo vinceva, lo Sassuolo fino a pareggiato. Comunque, bene così, abbiamo vinto una partita importante, siamo nei playoff, è un sogno. Per cui c'è che ero matto delle 4 anni fa quando dicevo che sognavo, io non sogno, neanche di notte sogno, talmente stanco che dormo. Per cui ero sicuro di volere la squadra e speravo di centrare, ci siamo riusciti. Adesso siamo in mina vagante, gli altri hanno dei grossi problemi di spesa, di organico, di tante cose che debbono salire per forza. Parlo del Livorno, parlo dell'Empoli e parlo del Brescia. Se non salgono sono loro, non gli altri. Va bene così. E tengo a sottolineare che con queste due squadre abbiamo fatto bene in campionato, perché noi abbiamo perso punti col Sassuolo, 6 con Rimini, 4 con l'Albino Leffe. Abbiamo fatto col Brescia una vittoria in casa e una sconfitta, insomma, chiacchierata a Brescia. Con Livorno abbiamo perso in casa, lasciamo perdere come, e con l'Empoli abbiamo fatto due partite dominando, per cui può succedere di tutto. Proviamo a fare bene, onorare il campo, la maglia, questo splendido pubblico, onorare la città, poi alla fine vediamo chi rimane nella rete. Il raggiungimento di questo obiettivo, Presidente, sposta un po' il suo punto di vista per quanto riguarda il futuro e la permanenza qua a Grosseto? Per piacere di queste domande, mi date fastidio, ossia io sono molto collaborativo, io sono una persona seria, ho detto una cosa, basta, non insistiamo con la permanenza o la partenza, con le scemate di qualcuno, io non mi ha visto, che poi per qualcuno c'è di più qui adesso, perché ho due cacci se lo vedo, che io ero con Qualinghi, di qua e di là, non esiste, il Grosseto oggi non ha cercato nessuno, per cui vediamo questo bel momento e rispettate le mie decisioni, perché penso di meritarlo, perché l'affetto che mi dà la gente me lo merito, però merito pure essere rispettato nel mio io, nel mio decidere, nella mia famiglia, nei miei problemi, non posso dire i problemi che ho. Il Livorno avversario giusto per i playoff di questo Grosseto? Ma chi viene viene, non c'è problema, anzi, io una cosa, mi dispiace il Pisa retrocesso, lo dico da proprio questo punto a Pisa, tra l'altro, il Pisa retrocesso mi dispiace per il Presidente, perché è una brava persona, appassionata come me, purtroppo, se guardate i risultati dell'ultima giornata, è bene non starci l'ultima giornata, sono squadra, ha fatto 4 gol in un quarto d'ora, chi ha fatto gol al 94esimo, al 92esimo, è così, purtroppo il calcio è questo, io di oggi temevo tanto le... Quello chiaramente, queste maledette giocare, si mette scommesse ufficiali. È inammissibile che diano Grosseto così, non le fusioni al 14 la vittoria. Io personalmente, se potessi, come le ultime partite vanno giocate in contemporanea, infatti vede, il commissario di campo aspetta di dall'albio quando si comincia e togliere anche le scommesse le ultime 4-5 partite, perché insomma vincono loro oggi 1-14. Motivo in più, Presidente, per fare complimenti a Frosinone e a Grosseto per la gara vera che hanno giocato. L'eccezione non è questa, le eccezioni sono altre. Complimenti a tutte quelle società. Convengo in pieno, ho detto la stessa cosa, per l'amor di Dio. Frosinone ha fatto la partita vera, abbiamo fatto la partita vera, però se io mi sono lasciato il discorso del Pisa mi dispiace, perché come quel Presidente mi dispiace, perché è assurdo che chi perdeva 3-0 ha vinto 4-3. Sì. E quello ha fatto gol. Quando... Purtroppo è un discorso davanti da 5 mesi. Da 5 mesi, ma io guardi, le dico una cosa, ma io leverei le scommesse le ultime partite assolutamente. Ma sicuramente perché la gente non va al campo a vedere le squadre. La gente non ci va e fa pure bene perché è stanca, guardi, io sono uno che non do niente a nessuno in vita mia. Certo, giochiamo, poi può essere più o meno accanimento, però insomma, così non è tenuto bene al campo, si è dimostrato una squadra vera. Io sono molto amico di Tito, di Maurizio, sono vice paterno, però. Non gli ho chiesto niente, non mi ha chiesto niente, per dire molto molto grande. E tra l'altro grazie, possiamo dire più ad ampio raggio che Grosseto, Massimo, Frosinone, questo è il calcio degli ultimi 10 anni, che se non altro esprime qualcosa di sano. È vero, al 100%, esprime qualcosa di sano, abbiamo mangiato la cacca in Serie C e... Ci guardiamo bene dal tornarci. Ci guardiamo bene dal tornarci, grazie. In bocca al lupo al Grosseto.